Allora, io boh, intanto mi presento, mi chiamo Ugo Monaco, no? E sono un prodotto della Pampa argentina in un certo senso, nel senso che io mi sono laureato in biochimica e quindi avevo finito la laurea in biochimica all'Università di Cordova, che per gli standard americani è un'università vecchia, un po' più di 400 anni. Allora lì avevo deciso che mi piacevano le proteine e che volevo fare qualcosa più o meno legato alla parte chimica fisica delle proteine. Avevo letto un libro di Tanfol che si chiama Physical Chemistry of Macromolecules, che mi aveva veramente colpito. Nel 72 sono stato catapultato dalla Pampa a Boston, Massachusetts, a fare il dottorato di ricerca in chimica fisica. E lì il primo anno erano corsi, no? E quindi dovevamo fare un minimo di tre corsi per ogni semestre, un minimo di sei corsi, perché ti mettevano alla prova e decidevano questo va bene, questo non va bene. Insomma, se decidevano che uno andava bene, avanti con il dottorato, se no master e fuori. Allora, a quel punto lì io ho deciso che la parte che mi interessava della chimica c'erano tre aspetti. Una che era legata alla insomma, più tecnica, in qualche modo non entro nei dettagli, ma era elettroforesi, chiamiamola così. L'altra invece che si è sviluppata la risonanza magnetica nucleare. E finalmente c'era la cristallografia che non era ancora definita. Allora ho avvicinato tre professori papabili e uno di questi tre ha capito subito che razza di tipo ero io, veramente confesso, molto competitivo, e questo era il cristallografo, William Lipscomb si chiamava. E questo mi dice subito che la proteina più grande che era stata fatta fino a quel momento aveva un peso molecolare intorno a 30.000. E mi propone di fare la struttura di una di 300.000, 10 volte più grande. Ho veramente capito subito, e però chiaro, io non sapevo una cosa fondamentale che lui sì sapeva. In realtà non sapevo la differenza fra unità simmetrica e unità molecolare, chiamiamole così, per cui in realtà i 300.000 non era 300.000, era 50.000 moltiplicato per 6, perché questa proteina aveva simmetria 3,2 e quindi quello che c'era da risolvere, c'erano diverse forme cristalline, quello che c'era da risolvere erano in realtà 50.000. Ma lo stesso è stata una cosa, ed è così un po' per caso che sono diventato biocristallografo. Guardate, in quel punto lì ovviamente non c'era un corso di cristallografia, non parliamo neanche di. Per cui mi ricordo del primo corso che ho fatto per cercare di imparare qualcosa, no? E lì, sapete, negli Stati Uniti danno un nome e un numero di cose. Il primo corso che ho fatto di cristallografia si chiamava Geology 106, Geologia 106, all'MIT, perché a capo non ne avevo manco un corso. E quindi un po' alla volta ho scelto quella strada lì e poi, vabbè, sono finito qui a fare quel mestiere lì.